All'inaugurazione della mostra presso la Pocket Art Studio in via della Ginella 11, la mostra d'arte internazionale con il tema Il viaggio dell'arte. Questa mostra segue quella di Firenze. L'arte non si ferma, l'arte può rallentarsi per la questione nota della pandemia, ma la vera arte cammina nelle nostre menti, nei nostri cuori. E sto qui vicino alla mia carissima amica, nonché la direttrice della galleria, Barbara Berardi-Lucchi. Dici qualche cosa, Barbara. Giustamente, come hai detto tu, l'arte non si ferma, perché l'arte è dentro di noi, dentro ognuno di noi c'è una parte bella che respira, diciamo, bellezza e progettualità, e quindi l'arte non è altro che un'espressione. Questa è una simbologia per dire che comunque l'arte è una cosa innata dentro l'uomo e non può morire mai, neanche se viene giù la pandemia. Grazie a tutti, venite a trovarci. Ciao! Allora, sono Fiamma Morelli, dipingo da sempre e questa è una delle opere dedicate ad un evento molto importante sull'amore e sulla pace. Penso che pace e amore siano temi di grande attualità anche in questo istante, in questo momento, e la mia pittura ha questo, passa attraverso di me il sentimento, l'emozione che vivo e la trasferisco sulla tela. Spero che passi anche per tutti quanti questo messaggio e sia di buon augurio per tutti quanti. Grazie. Sono Enrico Bosi, l'opera sta qui, questa di qui, è una donna con fiori che non ha la testa, forse è un po' enigmatica, insomma, la cosa non ha la testa, forse non ha personalità, ha troppa personalità, ha avuto paura di dipingerla, non lo so. Fatto è questo, che le ultime cose che faccio sono piuttosto figurative, anche un po' surreali, hanno una certa ironia, e la mia ricerca è quella di, come dire, se vedete le prime cose che ho fatto sono astratte e poi ho fatto un po' il lavoro al contrario, cioè dall'astratto al figurativo, e la cosa interessante sarebbe ritornare al figurativo, all'astratto attraverso il figurativo, cioè cogliere i particolari del figurativo per ritornare all'astratto. È un po' una ricerca che sto facendo, è un po' complicata, ma vado avanti.
Buonasera, sono Luciano Arfè. Questo quadro che ho portato è Falling Angels in the Moonlight, fa parte di una quadrilogia. In realtà mi è molto caro perché questa quadrilogia l'ho fatta quando ho fatto il mio primo disegno. È venuta una cosa viola strana e allora l'ho chiamato Beautiful Purple Scarlet with Falling Angels, perché gli ho aggiunto questi due diciamo angeli lottanti, e ne ho fatto, l'ho voluto fare in quattro momenti diversi della giornata. Mi occupo di medicine naturali e l'idea, sono appassionata di pittura e di arte, e ho avuto l'idea con i miei assemblaggi di unire la natura ai colori, quindi usando materie naturali prese appunto in giornali, boschi, passeggiata, sassi, legni, sabbia, vari parti del mondo nei miei viaggi, li ho poi assemblati su pezzi di recupero con degli sfondi di colore. Il colore è quello che fa risaltare questi elementi naturali, e così sono nati gli assemblaggi. A ogni assemblaggio, che in realtà io chiamo ornamento da muro, non sono quadri ma sono degli ornamenti da muro, viene associata una poesia, ovvero parole dedicate, scaturite da un'idea di mio marito, che vedendo il quadro ha scritto appunto una poesia dedicata. Grazie.